casa da 340 metri quadri, questa alle mie spalle, trasformata in 100% elettrica grazie a due pompe di calore in cascata. Oggi sono in Lombardia e voglio raccontarti questa storia, oggi che stiamo collaudando questo sistema, perché voglio entrare nel dettaglio di quando conviene avere due pompe di calore che lavorano in cascata e quando invece conviene averne solo una. Ci sono i pro e i contro per ogni tipo di sistema. Tutto questo subito dopo la sigla. E se non l'hai ancora fatto e vuoi scoprire nuove storie sulle pompe di calore, beh, iscriviti al mio canale YouTube e clicca sulla campana a fianco. Ciao, oggi sono in Lombardia e abbiamo tolto per sempre il contatore del gas da questa casa che è stata ristrutturata nel 2000. È una casa che ha un impianto a pavimento, non ha il cappotto, ma ha dei muri da 80 cm, da un metro in sasso, quindi ha una notevole inerzia termica. È stato analizzato il progetto, come al solito, è stata fatta una simulazione dei consumi ed è stato valutato di installare due pompe di calore in cascata anziché metterne una più grande. Perché? Beh, te lo racconto subito dopo. Prima lascia che mi presenti, se non mi conosci io sono Samuele Trento, sono un ingegnere meccanico che si è specializzato nel mondo delle pompe di calore ormai nel 2012 e attraverso una rete di installatori partner Sigillo Sicuro trasformiamo le case, tipo anche questa, in 100% elettriche, sia se c'è un impianto a radiatori che un impianto a pavimento oppure fan coil. Se anche tu vuoi trasformare la tua casa in 100% elettrica, beh, vai nel link qui sotto. Ti porto a vedere subito le due pompe di calore e andiamo nel dettaglio per scoprire perché due pompe di calore in cascata. Eccoci davanti alle due pompe di calore. In questo momento stanno lavorando simultaneamente alla minima potenza perché stiamo facendo un test di collaudo. Ma torniamo a noi, perché due pompe di calore invece che una? Beh, questa è una decisione importante da fare all'inizio. I vantaggi di avere due pompe di calore in cascata sono molteplici. Prima cosa, se abbiamo un edificio grande, non è detto che sia abitato costantemente tutto l'anno l'intero edificio. Quindi magari abbiamo bisogno di riscaldare una parte edificio sempre e una parte solo all'occorrenza. Pensiamo ad esempio se abbiamo degli ospiti, dei familiari che tornano a casa e quant'altro. Quindi avere una pompa di calore grande rischia di continuare a fare continue accensioni, quindi on-off ripetitivi. Perché? Perché non riesce a modulare abbastanza. Magari devo riscaldare solo metà dell'abitazione per cui ho progettato l'intero sistema. Ecco che invece avere due pompe di calore in cascata abbiamo una potenza inferiore su ogni singola pompa di calore e la più piccola, se è accesa solo quella, modula molto di più di una grande. Mediamente una pompa di calore modula fino al 30% della sua potenza nominale. Quindi se abbiamo una pompa di calore da 12 kW modulerà fino a 3 kW termici. Se abbiamo una pompa di calore da 24 kW invece modulerà fino ad 8 kW termici. Capisci bene la differenza tra 3 e 8 kW minimi per l'accensione. Questo comporterebbe un sovradimensionamento anche del puffer tecnico. Un altro vantaggio è l'affidabilità di questo sistema e l'efficienza. Perché? Perché ogni giorno parte una sola pompa di calore. Inizia a riscaldare l'acqua per il riscaldamento o l'acqua calda sanitaria e in modo autonomo percepisce se riesce a soddisfare il fabbisogno della casa oppure c'è la necessità di attivare la seconda pompa di calore. Perché? Perché magari entro X minuti non riesce ad aumentare la temperatura dell'acqua di riscaldamento. Quindi ogni giorno parte una pompa di calore, il giorno successivo parte l'altra pompa di calore per prima, in modo anche da dare lo stesso numero di ore di lavoro. E questo è importante per la durata negli anni. Se effettivamente c'è molto fabbisogno termico e lo si capisce perché la temperatura dell'acqua non sale velocemente, ecco, entrano tutte e due. Si può anche programmare che solo una pompa di calore è dedicata alla produzione dell'acqua calda sanitaria e riscaldamento barra raffrescamento, l'altra pompa di calore può fare solo riscaldamento e raffrescamento, oppure tutte e due. E naturalmente questo va a influenzare la definizione dell'impianto termico. Un altro vantaggio di avere due pompe di calore in cascata, quando naturalmente è necessario, è quello della ridondanza, cioè ho un guasto su una pompa di calore per mille motivi, abbiamo comunque una pompa di calore che può funzionare. Lo stesso, non riuscirà a scaldare tutta la casa, ma perlomeno le zone più importanti dell'abitazione e la produzione dell'acqua calda sanitaria vengono soddisfatte. Questo è fondamentale per il comfort della famiglia. Un altro tema importante è il raffrescamento. In questo caso non facciamo raffrescamento su questa
casa, però ci sono diversi progetti che abbiamo realizzato dove c'è anche raffrescamento. Cosa succede? Se una pompa di calore è dedicata all'acqua calda sanitaria, l'altra farà solo raffrescamento, quindi una pompa di calore non farà mai durante l'arco della giornata l'inversione di ciclo durante il raffrescamento. L'altra invece si staccherà un attimo per fare il freddo, produrrà l'acqua calda sanitaria e poi tornerà a fare il suo raffrescamento. Ecco che così, anche in questo modo, riusciamo ad aumentare la vita utile di questi sistemi, perché una pompa di calore deve durare per molti anni, non può essere sostituita dopo 7-8 anni, come avviene per caldaie di scadente produzione. Naturalmente non te l'ho detto prima, ma lo diamo per scontato, che avere due pompe di calore più piccole in fase di accensione e magari anche di mantenimento consente di assorbire meno potenza elettrica. Perché? Perché una piccola pompa di calore si accende, ad esempio assorbe un kilowatt, e magari da sola riesce anche a mantenere in certe stagioni il riscaldamento in casa. Se invece avessimo una pompa di calore grande, almeno 3-4 kilowatt in fase di accensione ce li abbiamo tutti. E quindi questo permette anche di ottimizzare al massimo l'impianto fotovoltaico, perché magari in alcune stagioni non abbiamo la massima produzione fotovoltaica e in questa maniera, con un piccolo assorbimento costante, riusciamo ad assorbire l'energia prodotta dal fotovoltaico e magari anche quella accumulata nelle batterie di accumulo. Ma come vengono collegate due pompe di calore? Ci sono due modi. O entrano singolarmente in centrale termica, quindi ogni pompa di calore ha due tubazioni, una mandata e un ritorno, una mandata e un ritorno, che vanno tutte in centrale termica e lì si connettono in una valvola tre vie, che poi ti farò vedere, oppure il collegamento in parallelo, quindi il T, viene realizzato subito dopo la pompa di calore, come in questo caso, viene a vedere. Ecco, qui abbiamo due mandate e due ritorni singoli che poi si connettono in un T che va in centrale termica, ovviamente con una tubazione maggiore perché deve supportare la portata per entrambe le pompe di calore in funzione. E da qui andiamo a 15 metri dove c'è la centrale termica. Quindi dai, ti porto in centrale termica a vedere. Eccoci in centrale termica, come vedi è stato isolato, è ancora da finire perché siamo in fase di collaudo e se c'è qualche perdita d'acqua è importante rilevarla subito per sistemare, poi verrà tutto rifinito. Le tubazioni che arrivano dalle due pompe di calore in cascata arrivano qui dall'alto, poi c'è una valvola a tre vie che devia il flusso di acqua o nel puffer di acqua tecnica oppure nel bollitore per la produzione di acqua calda sanitaria. Da qui poi ci sono le pompe di rilancio che spingono l'acqua nell'impianto di riscaldamento all'interno della casa. Ecco. Quindi è importante sapere due cose. Primo, dimensionare molto bene le tubazioni in parallelo, quelle che portano l'acqua dalle due pompe di calore fino alla centrale termica. E seconda cosa invece è fondamentale decidere da subito, in base a come il cliente vuole vivere la casa, come è strutturata la casa, come è stato strutturato l'impianto, se conviene una pompa di calore grande per tutta la casa oppure due pompe di calore più piccole che lavorano in cascata come in questo caso. Beh, allora se anche tu vuoi trasformare la tua casa in 100% elettrica e vuoi scoprire nuove storie sulle pompe di calore, beh, vai nel link qui sotto e iscriviti al mio canale YouTube.